Ciao ragazzi, benvenuti. Vi faccio vedere ancora qualcosa che riguarda, cioè qualche cosa utile per la ricarica. Non so se questo qua lo riconoscete, è un pulitore ultrasuoni poco più piccolo, cioè guardate la mia mano, è molto piccolino, 600 mm, comodo per metterci 100 boss lì dentro. Questo pulitore ultrasuoni sfrutta praticamente gli ultrasuoni facendo vibrare l'acqua. Diciamo va a scrostare tutte le impurità che ci sono di sporcizia, grassi, qualsiasi cosa. Infatti lo potete usare per qualsiasi cosa davvero, veramente qualsiasi cosa. Un carburatore, getti, potete metterci tutto quello che volete. Non è una roba, non intacca il metallo, la plastica, la gomma. Beh, la carta si bagnerebbe, però non mi vengono in mente materiali che questo qua non potrebbe pulire. Guardate che lavoro che ha fatto questo bossolo, faceva veramente schifo e adesso è venuto proprio bello. E infatti la zona dove andrà messo poi l'innesco è bella pulita, vedete com'è luccicante. L'interno pure la stessa cosa, è bello pulito, non ci sono residui carboniosi. Il bossolo è bello pulito e così anche in questo modo non rischiate di inceppare comunque l'arma o di fare qualche cavolata. Perché c'è qualche ammaccatura, sta roba qua. Così vedete che tutto il bossolo è bello pulito. Se vedete ammaccature lo scartate e ne prendete un altro, tanto i bossoli ce n'è da fin da vendere. Allora, questa macchinetta qui ve la consiglio veramente, a parte i bossoli, è anche utilissima per la pulizia di monete. E io la uso per qualsiasi cosa. A parte che mi è appena arrivata, la userò per qualsiasi cosa. E me l'hanno consigliata, è anche molto comoda perché comunque un cestello qua che tirate su, e adesso vi faccio vedere un po' se riesco. Ecco, vedete come sono belli puliti. L'acqua fa schifo, acqua distillata con un pelino, un cucchiaino di brillantante. Ho fatto la prova per vedere cosa succede. Poi vabbè, basta premere questo pulsante per avviarla. Qui abbiamo poi vabbè il tempo fino a 480 secondi, finché mai. Adesso la spengo, se no non ci intendiamo più qua. Poi ho acquistato anche un Auto Prime manuale della Lee, e questo è semplicemente una macchinetta che serve per innescare, diciamo, gli inneschi all'interno del bossolo. E come potete vedere, questo qua, vabbè, è già un 9x21, niente, qui praticamente abbiamo un contenitore dove vengono messi tutti gli inneschi al suo interno. Guarda, c'è un piccolo corridoio, lo vedete qua in questa zona qui. Questo piccolo corridoio dove, diciamo, gli inneschi corrono uno a uno manualmente e si va a premere questa, diciamo, leva dove fa andare su l'innesco e lo va a posizionare esattamente, come si dice, proprio millimetricamente, via parlando, dentro questo incavo qua, che sarebbe appunto la zona che alloggerà poi l'innesco. Insieme a questa macchina mi hanno dato anche tutti questi shell holder, sì, si chiamano shell holder, oppure Auto Prime, non so adesso se è la stessa cosa, assomigliano comunque alle shell holder della Pressa, ma penso che siano shell holder. E sì, shell holder, c'è scritto anche qua, non ho neanche letto. E boh, ogni, diciamo, numero, come potete vedere anche intuire sopra poi il foglietto, ogni numero corrisponde praticamente tipo al tipo di bossolo, tipo questo qua che c'è già montato sopra, un 19. Io vado a leggere 19 sopra al fogliettino, e il 19 è esattamente, vediamo dov'è, non lo trovo, sì, comunque 40 SV, 10 mm automatica. Ci sono tutti i calibri in base a quello che volete, 9x21, tutte queste cose qua. Comunque è molto utile perché io comunque preferisco diciamo, a innescare manualmente, perché giustamente, poi vi farò anche vedere come si fa, giustamente facendo un lavoro alla volta mi sento anche più, diciamo, sicuro di fare un lavoro fatto bene e non una roba fatta a quelle macchine rotanti. Ma io non ho niente contro, anzi, quelle lì vi permettono di fare più cose
insieme, più diciamo manovre insieme, disinnescare, svasare, ricalibrare polvere, tutto insieme con un solo tiro di leva. Praticamente questa macchina rotante vi fa praticamente tutti i bossoli già quasi finiti, però vi potrebbe anche sfuggire comunque l'attimo che magari si inceppa qualcosa, viene fuori che la palla viene messa magari un po' più storta. Ma io ho visto dei video e alcuni dicono che è comoda per farne tantissime, ma comunque non di qualità, cioè, oppure sì, dipende anche che macchinari si usano, questo non lo so. Io sono per le stazioni, diciamo, monostazioni, e quindi vado bene così, poi più avanti se ne parlerà. E boh, niente, questo è quanto. Qua mi ha mandato comunque un altro, diciamo, un'altra macchinetta dove praticamente abbiamo lo stesso principio, forse è per mettere, diciamo, degli inneschi un po' più grandi. Adesso non ne sono sicuro, devo ancora leggere e guardare. Queste cose qua praticamente lo pagate 60 euro. Comunque ve le andrete a ammortizzare poi se sparate molto al poligono. Se fate, che ne so, andate al poligono, vi sparate 400 colpi, 200 ve li portate alla casa perché di più non potete, e 200 li potete anche acquistare lì, cioè spararli subito, non nessuno vi dice niente. E l'unica roba è che a casa, come vi ripeto, potete tenerne solo 200 di questi qua, e mi sembra 1500, adesso non vorrei dire, o 1200, non mi ricordo, già arma lunga, ma a me quel discorso non mi interessa perché per ora non mi interessa la ricarica per le robe ad armi lunghe, cioè per le armi lunghe, via. Boh, niente, questo è quanto. Ci vediamo poi nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate commenti. Se volete farmi qualche domanda, cercherò di rispondervi il più presto possibile. E comunque, diciamo, a modo mio, via. Boh, al prossimo video. Ciao a tutti. B.